Stiamo arrivando, raga. Oh boy. Oh boy. Era l'unica cosa che potevo trovare. È come quello giallo. Cioè, quello giallo ha la porta gialla davanti. Era l'unica cosa. A me nessuno mi ha detto niente, però. Cioè, non è che tipo ti dicono, devi aprire quello. No. Non c'è nessuno. Raga. Buono. Adesso abbiamo gli sportelli rossi. Cioè, scusa un attimo. Allora, la suite, sì. Le bombe, le gigabombe. Però lì non mi dice se mi manca qualcosa. Magari mi diceva se mi mancavano dei potenziamenti. Ah, di. Ma io sono più che contento, eh. Ha voglia. Adesso teoricamente possiamo andare dappertutto. Dai, fuori. Possiamo andare dappertutto. Cioè, vorrei giusto sapere anche se... vorrei giusto sapere se posso tornare indietro o mi manca qualcos'altro. Perché oltre... cosa mi manca? L'attacco a vite? Mi manca l'attacco a vite e basta. Credo. Credo. Sì, ma io lì potevo andare, aspetta. Mi sa che qua ci ricolleghiamo dalla parte di là e va bene, ok. E ti ringrazio tutto, ma fammi vedere un attimo di qua. Devo ricordarmi di girare sempre col raggio carico, perché questi sono gli assassini. Ehi, quanta gente! Ciao ragazzi! Permesso? Guarda, guardali, guardali, guardali! Come si riaccoppiano questi maledetti! Per tornare più forti. Dai, Samus. Brava. Mi tocca girare col raggio puntato così. Anche per uccidere questi cacchi di cavallucci sdozzi. Ehi. Mi è sempre stato un po' un attacco strano, se vogliamo chiamarlo attacco. Cioè, l'attacco a vite sì, e poi è un attacco quello. Però in generale saltare così è molto scomodo. Sempre stato molto scomodo. Allora. Salvataggino? Grazie. No, che sai. Dopo che fai tot cose. Non c'è nessun boss ancora, no. Ok. Dopo che fai tot cose, magari dici, no? Salvataggino? Che fai? Te ne privi? Non salvi? Questo robo. Ma muore? Siamo così? Non muore. Buono a sapersi. Aspetta, ma forse... ah, forse ho capito anche come... lui si gonfia e non ti fa più passare. Fa l'infame. Allora lì mi serve una rincorsina un attimo. Dove cacchio stiamo andando? Porca vacca. Ci stiamo facendo tutto il giro lì. Ah no, ma tra l'altro quello è l'ingresso. Non so perché sono abituato a vedere l'ingresso lì a sinistra. Cacchio, ma lì a sinistra abbiamo lasciato quel pezzone noi allora. Vabbè che lì c'è un potenziamento in mezzo, quindi quello tocca che torniamo a prenderlo, però. Porca vacca. Lui si è gonfiato. Lui là si è gonfiato, raga. Come si fa? Si passa da sopra?
Sarà un potenziamento lì. Ah, se ti avvicini un tot si gonfia e praticamente non passi più. Quindi l'unica cosa da fare è non attaccarlo da lontano e congelarlo. Perché muoiono? Non mi ricordo. Ragazzi, sti nemici mi sembrano tutti strani. Anche per questo mi sa che arrivo da sinistra. Da destra, scusa. Proviamo ad andare giù. Quelli non possiamo farli. Guarda che infame. Ma c'è un modo? C'è un modo che dice tipo... Ah, lì velocità, è vero, aspetta. Quella anteriore possiamo farlo. Poi c'è un modo che ti dice puoi andare più piano, puoi andare un po' più stealth. Dai, cacchio, Samus. Quanto gli mancava? Un gradino? Un pixel, se prendevo un pixel più indietro andava. Levati. Si è reduto lo spazio possibile. Che sta disgraziata non ce la fa. Ok. A sto punto va fatto così. Perché se lì non posso passarci. Io faccio esplodere tutto ogni tanto però, eh. Giusto un controllino tattico per vedere anche se... No? Se c'è qualcosa. Non sembra, non sembra esserci niente. Messo. Allora, lì... Lì sì. Così. No. Era un'energia o una gigabomba? Non mi ammazzate, eh. Non ci provate. E dai! Come cacchio faccio? Con l'attacco a vite, forse? Forse con l'attacco a vite. Bisogna vedere un attimo. Allora, i quasi ce li ho, va bene. Dai. Forse con l'attacco a vite. Brava. Si può andare anche di sopra, magari? Chiedo, eh. Quei missili. Va bene. Ci penseremo, eh. Io facciamo una roba un attimo tattica così. Oh. Libertà. Finalmente. Vedi le gigabombe, meno male. Meno male un qualcosina. Abbiamo un centro dati qua sotto. Cosa scarico qua, scusa? Diffusione. Cosa ho preso? Diffusione dei missili. Forse posso spararne di più. Lo carica. Ok, penso di aver capito come funziona la diffusione dei missili. Cioè, spara un missile caricato. Beh. Ci serve per quel pezzo sotto? Ci serve il pezzo sotto? Dove c'era il palloncino che si gonfiava e non ci faceva più passare. Allora, aspetta un attimo, vado a ricaricarmi. Siamo un attimo con carro. Fermi. Ricarichina. Obbligatoria. Facciamo ricarica. Facciamo anche il salvataggio. E sentiamo quello che ci dice Giorgio qua. Anzi, Giorgio. Mo parte la scena e tutto e non mi fa più salvare. È stata una cagata. Hai potenziato tutti i missili? È davvero strano.
Quartier generale non ha dato notizie. Un errore procedurale, sicuro. Abbiamo potuto aggirare il livello di sicurezza 4 senza la mia approvazione. Scusi. Ma era fatto apposta? Da ora in poi cerca di muoverti con più giudizio. Ad ogni modo, Samus, ricordati l'arachnorobot che hai affrontato prima. No, ricordi la. Credo che gli X lo abbiano infettato. L'arachnorobot? Il ragno? Ah no, l'arachnorobot è quello che era saltato via, che non era morto. Si sono impossessati dei componenti organici della sua struttura neurale. È entrato nel settore 6 Nocturne. Non so quali piani abbia, ma cerchiamo di prevenirlo. Samus, sai cosa fare? È andato a Nocturne. Come target lì? Ok. Al settore 6 veloce. Con calma anche, eh. Nel senso. È andato a Nocturne lì? Cioè, quello è la sala di controllo. Un po' strano. Allora, fammi fare un po' di cose adesso che abbiamo questo. Voglio vedere se mi riesco a liberare di qualcosina. Tra cui il pezzo là sotto, anzi subito. Andare un attimo a vederlo. Anche perché abbiamo anche la tuta gravità, quindi non ci ferma più niente. Allora, voglio vedere qua. Aia! Forse qua mi servivano le gigabombe. Spero mi servissero qua, raga. E poi andiamo lì dove eravamo prima col palloncino e la stanza lì di fianco. Guarda te, che maledetti. Questa è la stanza col palloncino, eh. Ma t'ammazza proprio quello. Questa è la stanza, sì. È lei. E dov'è il mio amico? Fammi vedere un attimo. Eccoti. Questa era la stanza con i palloncini. Come cacchio posso saltare? Ma sono scemo. Eccolo là. Questo dicevo. Però non muore. Cioè, c'è ma non muore. Va bene, non è un problema. Voglio andare a prendere quel pezzo là sotto adesso. Ho un'altra idea, raga. Allora, se non sbaglio. No. Allora, se non sbaglio, l'altra volta avevo fatto un attacco che è praticamente il lancio. Come funziona? Non lo so. Avevo premuto un tasto. Praticamente, mentre sei in rincorsa, puoi fare una specie di salto enorme. Non so come l'avevo fatto. Se non sbaglio, ho tipo premuto giù. Io questa cosa non la capisco però, perché non te la spiegano. Cioè, quando te sei in rincorsa, non ti spiegano che puoi fare sto salto. O sbaglio? Ma a parte come ho fatto a romperlo quel pezzo? Non te lo spiegano. Quei maledetti. E là mi manca comunque un pezzo, eh. Non vorrei dire niente, ma. Là mi manca comunque un pezzo. E porca vacca, porca, sti robi. Va bene. Torniamo indietro. Qua dovremmo aver finito. C'è quel pezzo centrale che non mi convince per niente. Quindi ci torneremo. In un modo o nell'altro. Perché lì c'è una pianta. Forse ci serve un raggio o un razzo per distruggere anche la pianta. E poi abbiamo il pezzo alla sinistra da rifare. Quindi qua ci torno. Io adesso però voglio capire cosa ci fa. No. Non è qua. Devo parlare perché non mi sblocca il portello, però non è qua. L'arachnorobot sembra essersi potenziato. Sono preoccupato, fai attenzione. C'è anche un altro problema. Dopo averlo sconfitto, scappa da Noct immediatamente. Ok, SX è sulle tue tracce. Hai compreso la missione? Sì. Non perdere tempo, hai capito? Ok, però aspetta, abbiamo un altro problema. A parte che là sotto non mi ricordo. Se dovresti, non me lo ricordo bene.
Cioè, mi ricordo Nocturne, ma non mi ricordo chi era il boss là sotto. Scappa immediatamente, cosa vuol dire? Che non... Cioè, non... Esplode? Non lo so, cioè... Posso provare a... ovviamente salvo. Posso provare a... Prima prendere magari cosi? Perché io adesso non so neanche dove devo andare. Stavo guardando un attimo. E non c'è da esplorare nulla. Cioè, o c'è un posto da aprire da qualche parte, però non c'è da esplorare nulla qua. Quindi magari sarebbe anche da trovare un ingresso per arrivare dall'arachnorobo. Oppure l'arachnorobo ci viene incontro e ci fa anche un attimo un favore. Qui sotto cos'era? Era il pezzo lì. Oh, o tiro gigabombe a caso. A parte che ho distrutto il muro, vabbè. O tiro gigabombe a caso fino a che non trovo un ingresso da qualche parte, anche per semplicemente per qualche pezzo extra. Ma perché c'è sta roba? Ragazzi, stavo pensando un attimo, l'arachnorobo è quello che abbiamo battuto che sparava tipo le mine, no? Era quello. Però è possibile che sia lui che mi dà l'attacco a vite? Non so, vabbè, comunque vedo adesso un attimo se per l'appunto trovo qualche ingresso da qualche parte. Tanto questa per l'appunto l'abbiamo già esplorata tutta. Salve. Salve Salvino. Abbiamo già esplorato tutto qua, quindi. Cosa voleva fregarmi lì? Cosa sta a significare quel pezzo? Niente. Che non si può andare lì e che non si può andare qua. Posto. Buono. Energicità anche era, vero? Quanti ne abbiamo? Abbiamo un macello. Comunque trovo un qualcosa e vediamo. Oh. Ok, quella era la stanza con il... Con il fantasmino. Con il fantasmino che si era trasformato da missile, tra l'altro. E dove avevamo visto il tipo, invece, quell'altro, trasformato da capsula, abbiamo ricevuto per appunto una capsula. Ok. Non ce n'erano altri di loro, se non mi ricordo male. Comunque, sto puntando a esplorare letteralmente tutto ogni angolo del settore 6, perché per appunto se mi esplode qualcosa. Tra l'altro, mi avete anche scritto, prima di fare, non mi ricordo che cosa, quello devo prenderlo, prima di fare un qualcosa, che non mi ricordo cosa mi avete detto, prima di fare un qualcosa, mi raccomando, salva o comunque fai tutto perché poi non puoi più tornare indietro. Lì posso fare... Allora, lì mi serve l'attacco a vita, ok. Mannaggia. Come faccio a prendere la rincorsa per quello? Non posso. Comunque lì è rosso, quindi mi sa che lì si va avanti. Non posso prendere la rincorsa, mi serve il... L'attacco a vite. Mi serve l'attacco a vite per far quello. Oh. Salve! Salve Salvino! Sì, allora, per fortuna abbiamo molte gigabombe. Però io non credo che le gigabombe in generale fossero disegnate a essere lanciate a caso per cercare gli oggetti. Cioè, oddio, va bene, eh? Però, insomma, sembra un po' esagerato come metodo, no? Via! Andiamo avanti di qua. Tanto penso che per l'appunto sia... la zona dove andare avanti, credo. Cioè, di là è tutto chiuso. L'unica cosa che mi rimane da aprire è quel passaggio là, ma mi serve per l'appunto l'attacco a vite. Serve l'attacco a vite per sfondare il blocco, che poi sarà quello che ci porta a poter prendere la rincorsa. Più che altro io spero anche in una stazione di ricarica. Che poi, cioè, per quanto queste gigabombe, sì, va bene. Va bene anche qua. Anche qua il robo.
anche qua il l'attacco a vite. Quella griglia sopra sull'acqua, un po' strano. Qua io direi che c'è un qualcosa per passare. E io come ci passo? No, scusa un attimo, una domanda. Come ci dovrei arrivare lì dentro? Scusa, c'è un passaggio sotto? Come faccio a attivare quello? No, non è neanche congelandolo. Ma io... per me devo caderci sopra. Ci sarà un blocco da caderci sopra. Attacco a vite. Attacco a vite lì che mi porta? Bella domanda. Ho sentito anche tipo un cosa che moriva. Va bene, sto attacco a vite mi sta un po' rompendo un attimo, eh. Io credo che sia il momento di tirarlo fuori, non lo so. Attacco a vite, ovviamente. Cioè, credo mi spetti di diritto, no? A questo punto del gioco. Niente qua, ragazzi, niente. Sti cacchi di coughing che rompono. Fermi, dove sto andando io? Fammi controllare bene, perché... no, per l'appunto, allora... cioè, a me frega il fatto che se c'è veramente SX che poi mi rompe le balle in un modo o nell'altro, io non posso più tornarci. Perché magari mi dice, eh no, mi dispiace, non puoi più tornare nel settore 6, non puoi più prendere la roba. Quello mi scoccia. Sì. Sì, deve succedere quello. Quello si spacca sicuro. Guarda che infame. Allora, più in giù. Fammi vedere di qua. Buono, un salvataggio. Buono. Mi servirebbe una stazione di ricarica più che altro, ma va bene anche così. Tanto la vita ce l'abbiamo. Arachnorobot, se si è potenziato, anch'io volendo mi sono potenziato comunque. Cioè, da quel lato non è che me ne freghi molto. Spero più che altro di non dover usare gigabombe, perché quello sarebbe un problema. Oh oh. Warning, no entry without authorization. Cosa? Warning, no entry without authorization. No entry without authorization. No entry without authorization. Non si entra senza l'autorizzazione, ma scusa, ma da... che cos'è? E quindi? Devo prendere l'autorizzazione. Ma da chi? Da Adam? Spero che non mi dia l'autorizzazione Adam. Vabbè. Oh, mi sa che qua. Sì, ho capito. Mi sa che qua, raga, ho sentito un'esplosione come la prima volta. Come quello che aveva fatto quando poi era apparso. Quel robo continua a no entry? Ha già capito, cioè nel senso. Va bene. Sto prendendo le botte da quei robi, maledizione. Non va bene per. Eccolo! Ok, si è potenziato, sì. Allora dammi queste robe. Ok, sempre lui. Aia! Va bene. Si è comprato i missilozzi. Piano. Che miseria. Ma c'è l'acqua. C'è l'acqua elettrica. Raga, ok, aspetta un attimo, un po' un casino. Allora, c'è l'acqua elettrica perché lui è rotto. Aia. Mannaggia, ammazzati. Guarda come spari i missili. Allora, il metodo è sempre quello. Vabbè. Il metodo è sempre quello lì di colpirlo sopra la capoccia. Però c'è i missili radiocomandati adesso, non c'è più quelle fiamme che c'aveva l'altra volta.
Recateli comunque un po'. Ma io ce la faccio a colpirlo tranquillamente. Mi ammazza, eh. Saltella in giro un po'. Un po' troppo. Ok. Va bene, Eric. Complimenti. Guardalo. Vieni qua. Prendi la rincorsina di qua, dai. Non saltellare in giro. Dove vai? Ad ammazzarmi. Oh oh. Ok, sei potenziato? Sì, anch'io mi sono potenziato, ma sono comunque stupido. Bravo. Bravo. Ah, giustamente. Però aspetta. Non merda. Lo sapevo. Stavo dicendo. Cacchio, aspetta, questo è quello con l'occhio. Io ho 74 di vita. Sono sempre loro poi, eh. Sono sempre parassiti che rompono. Teoricamente, quindi. Ok, adesso che è esploso, posso andare nell'acqua tranquillamente. Devo un attimo stare attento. Che raggio c'ha? C'è un raggio strano, raga. Va bene, va bene, va bene. La vita ce l'abbiamo. Raga, c'è un raggio strano. Raggio onda. Raggio onda. Ah, raggio che penetra le pareti. Le pareti. Stavo pensando tipo alla pianta, quella pianta che avevamo incontrato che non potevo passare. Aspetta un attimo, scusa. Penetra le pareti in che senso? Ok. Non credo c'entri comunque con quello che avevamo visto, che era qua, mi sa. Infatti non c'entra niente. Qua serve proprio l'attacco a vite. Allora, il cerchio rosa con le alette gialle è l'attacco a vite. Abbiamo sconfitto l'arachnobu. L'arachnobu. Però non... scusa un attimo. Adesso che abbiamo questo... Adesso che abbiamo questo posso andare giù. C'era il cancello da aprire. C'era il cancelletto da aprire. Questo passa le pareti, quindi. Ma non era tipo il raggio plasma che passava le pareti? Non mi ricordo male io. Beh, a parte che adesso è devastante anche sto roba, ma fa lo stesso. Quello è classico. Ogni volta che trovi un potenziamento di qualcosa è sempre più forte il raggio. No, stavo pensando. Perché mi ricordavo tipo il raggio. Il raggio verde, per l'appunto il raggio plasma che passava anche le pareti. Per poi uccidere i pirati spaziali, dai. Stavo pensando anche che questo raggio noi l'avevamo già visto da qualche parte. Permesso. Come ha fatto a ricaricarci le cose là? Dove le ho prese 12 gigabomb che ne avevo 3? Area top secret. Ma dove cacchio siamo?